Non si sono fermati all'Alt dei Carabinieri e durante la fuga uno dei fuggitivi, un ragazzo di 17 anni, è stato ucciso da un carabiniere che, secondo la ricostruzione degli stessi militari, ha sparato in maniera accidentale un colpo con la pistola di ordinanza. È successo la scorsa notte nel quartiere Traiano di Napoli. L'inseguimento si è concluso su via Cinzia, quando il conducente dello scooter in corsa ha preso un'aiola perdendo il controllo del mezzo, urtando la gazzella e cadendo a terra. Subito dopo la caduta, uno dei sospetti, inseguito da un carabiniere, è riuscito a fuggire a piedi, facendo perdere le tracce, mentre l'altro militare stava procedendo a bloccare e a mettere in sicurezza gli altri due. Ha accidentalmente esploso un colpo con la pistola d'ordinanza che ha raggiunto il ragazzo di 17 anni. Il giovane, che non aveva precedenti penali, è stato soccorso e portato all'ospedale San Paolo, dove è deceduto. L'autorità giudiziaria, subito intervenuta sul posto, sta sentendo alcune persone per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. L'incidente ha scatenato dure proteste da parte di alcuni abitanti del quartiere nella notte. Durante il sopralluogo della polizia per i rilievi, la gente, parente e amici dei tre in scooter, è scesa in strada. Le proteste degli abitanti sono sfociate in episodi di vandalismo, un'auto della polizia è stata completamente distrutta e un'altra danneggiata. Era un ragazzo d'oro, 16 anni, bellissimo come il sole. A sfortuna, per farsi un giro su un motorino, hanno sparato, è stato commesso un omicidio. Un omicidio. Non che dicono, ma è caduto per l'inseguimento, l'hanno speronato e l'hanno poi sparato. Cioè ci stanno i testimoni e tutto quanto. È inutile che mossi i carabinieri dicono l'inseguimento, la rapina, tutte queste cose. La verità è una sola. Mi vergogno di essere italiano, mi vergogno. Si dà vergogna. Ma chi ti ha chiamato? Allora hanno figli a nanza mamma, penso che non è giusto. 16 anni, che persona potesse essere? Che persona sa essere? 16 anni, solo che se voglio dire.